Benvenuti! In questo video tutorial spiegheremo come attivare e configurare il modulo Low Cookie presente in PaaS 2015. Entriamo nel nostro sito. Come potete vedere, è un sito locale dove ho precaricato dei contenuti standard simili ad i siti scolastici che si possono trovare in rete. In più, ho inserito un widget del meteo per farvi vedere quali cookie possono essere installati all'insaputa del visitatore. Per far questo ci viene in aiuto un'estensione di Firefox del nome Firebug. Attiviamo Firebug. Come si può vedere, abbiamo tre cookie di WordPress, cookie tecnici, più un cookie di sessione del thread di meteo. Ho creato anche una pagina video dove ho inserito un video YouTube. Se noi accediamo alla pagina, possiamo vedere che i cookie installati nel nostro PC aumentano. Abbiamo dei cookie di YouTube e dei cookie di Google. Chiudiamo la scheda di Firebug e a questo punto vediamo come si presenterà la situazione dopo aver attivato il modulo Low Cookie. Login, accediamo. Per prima cosa creiamo la pagina dei cookie dell'informativa estesa. Pagina aggiungi, titolo, assegniamo cookie. Io il contenuto lo prelevo da una pagina del sito della scuola di mia figlia, in modo da non star lì a digitare tutto. Facciamo pubblica. Ok, vediamo com'è titolata la pagina. Eccola qui. Ok, e questa è l'informativa estesa dei cookie. A questo punto inseriamo la pagina in un menu, in modo da metterla a disposizione degli utenti in qualsiasi momento. Io scelgo il menu del folder, selezioniamo la pagina, aggiungi menu. Ok, salviamo il menu, verifichiamo quanto fatto. Se noi scendiamo sul menu del folder, abbiamo anche la nostra pagina dei cookie. Spegniamo l'uso dei cookie. Attiviamo il modulo. Andiamo nell'area admin, PaaS 2015, moduli, EU Cookie Low, attiva. Per effettuare un refresh del menu di PaaS 2015, ripremiamo su PaaS 2015. A questo punto comparirà Cookie Low Info, dove ci sono tutte le impostazioni del nostro modulo. Abbiamo abilita blocco automatico. Questa funzione blocca in modo del tutto automatico i codici che utilizzano i frame, l'embed, l'object e gli script. Attiviamo. C'è l'opzione abilita accetta cookie su click. Questa opzione fa sì che i cookie vengano accettati in maniera automatica senza il consenso dell'utente con la semplice navigazione all'interno del sito. Quindi, se un utente naviga all'interno del sito, in automatico vengono accettati. Attivando abilita pulsante revoca, diamo la possibilità all'utente di revocare il consenso in qualsiasi pagina. Vediamo anche questa. Modifichiamo le label dei vari pulsanti. Assegniamo la pagina dell'informativa estesa di cookie.
possiamo decidere su quale posizione, in alto o in basso, far comparire il banner. Io opto per il basso in quanto è più leggibile. Possiamo assegnare un nome al cookie. Se lasciamo vuoto, verrà preso pass low cookie. Io lascio tranquillamente vuoto. Questo campo potrà tornare utile nelle situazioni di multisito. Possiamo impostare il setting dei colori del banner. Possiamo assegnare il colore dello sfondo semplicemente posizionandoci, colore del testo e la trasparenza. La stessa cosa per l'area di blocco. Sotto possiamo personalizzare i vari messaggi che compariranno nelle varie aree. Messaggio banner è il messaggio che comparirà sull'informativa breve, messaggio contenuto bloccato, articoli e pagine. Questo è il messaggio che sostituirà lo script bloccato. Nel mio caso prendo un'informativa un po' più estesa, visto che ce l'ho. Andiamo qui, andiamo su visuale e la centriamo. Messaggio contenuto bloccato widget. Qui ho dato la possibilità di inserire un testo un po' più ridotto nei widget, in quanto di solito hanno aree molto ridotte. Nel nostro caso potremmo mettere contenuto bloccato. Ora, salviamo il tutto. Se io rientro nella nostra pagina, mi aspetto che il widget del meteo venga bloccato. Come possiamo vedere, contenuto bloccato. E in più abbiamo il nostro banner dove i cookie ci aiutano a migliorare il sito utilizzando o no maggiori informazioni che fa riferimento alla pagina dell'informativa estesa, oppure sì, accetto. Andiamo sulla nostra pagina del video. Come potete vedere, qui c'è il messaggio per esteso del blocco, mentre sulla destra c'è il contenuto bloccato del widget. Verifichiamo i cookie grazie all'estensione. Come potete vedere, ci sono solo ed esclusivamente i cookie di WordPress. Se noi effettuiamo sì, accetto, verranno sbloccati i cookie e verrà visualizzato il nostro video e il nostro widget. Naturalmente sul PC verranno installati i cookie. Come detto, possiamo sempre revocare il consenso appena dato. Questa è una configurazione base. Possiamo dire abilita, accetta. E questa opzione non è attiva. Potete vedere, io posso navigare all'interno del sito senza avere l'accettazione dei cookie in maniera automatica. Mettiamo abilita accetta cookie, salviamo le impostazioni, effettuiamo un refresh della pagina. Vado sulla informativa, non succede assolutamente nulla. Se al contrario vado su una pagina qualsiasi, in automatico i cookie vengono accettati. Togliamo l'abilità per i nostri test. Vogliamo cambiare il colore del banner? Mettiamolo rosso. Mettiamolo rosso. Lo voglio un po' più sfumato. Mettiamo .80. Proviamo in salva. Torniamo sul nostro sito, F5.
come potete vedere, il colore del banner è cambiato. Abbiamo aumentato la trasparenza, quindi si vede sempre di più quanto c'è sotto. L'attivazione del modulo attiva un pulsante all'interno delle pagine. Quindi vediamo un attimo, io ho una pagina iscrizioni dove utilizzo una guida fatta da Caterina, la quale utilizza un iframe di, vediamo un attimo, eccolo qua. Questi qua sono due iframe di slide share. Vediamo se è vero. Eccolo qua. Slide share. Come potete vedere c'è un nuovo pulsante qui che poi possiamo decidere. Io vi faccio la modifica su questa pagina in modo che potete vedere un blocco automatico e un blocco manuale. Seleziono l'iframe da bloccare, metto tipologia del servizio, qui metto il nome del dominio del servizio. Diciamo sì, mostra contenuto, non inserisco la URL della pagina in quanto slide share l'ho programmato che venga accettato in maniera automatica, altrimenti qui potremmo mettere l'URL della pagina di privacy del fornitore. Ok, facciamo aggiorna. In questo modo, se io vado sulla pagina delle iscrizioni, vi farò vedere la differenza del blocco. Allora, di tutte e due le pagine vengono prese il testo che io ho digitato nelle impostazioni. Sul blocco manuale, in più, viene inserita questa riga: contenuto bloccato, il servizio e la relativa pagina della privacy del fornitore del servizio stesso. Andiamo qui. Se clicchiamo, possiamo vedere la pagina relativa alla privacy. Questo può tornare utile se noi, nella nostra informativa estesa, non abbiamo inserito tutti i cookie. Mettendo così, rimandiamo direttamente alla privacy del fornitore del servizio. Questo utilizzo in questo shortcode cosa fa? Se io vado past 2015, cookie low info e tolgo l'abilita blocco automatico, ritorno nella mia pagina iscrizioni, faccio un F5. Un contenuto rimarrà bloccato fino all'accettazione dei cookie, l'altro contenuto è già sbloccato, naturalmente anche i cookie. Io consiglio sempre di abilitare il blocco automatico. F5. Come potete vedere, i cookie siamo tornati nella forma bloccata, ridotta. Due messaggi, se io dico sì, eccetto. Tutto viene sbloccato ed è possibile visualizzare il contenuto. Il modulo mette a disposizione un altro shortcode. Andiamo su. Di solito questo shortcode lo si inserisce nella pagina dei cookie e per la precisione io lo metto in alto.
Vediamo se è così, non lo ricordo mai. Visualizza pagina. Sì, esatto. Come potete vedere, con lo shortcode cookie control viene attivata questa informativa dove dice che i cookie sono disabilitati. Accetta i cookie cliccando sul banner. Se io accetto, ho la possibilità, mi viene aggiornato il messaggio con cookie abilitati e c'è la possibilità di revocare il consenso. Questo è tutto, spero possa tornare utile a qualcuno.